Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi parliamo di viaggi. Seguendo la scia del mio video di giovedì, che era letture da ombrellone, e seguendo la scia del mio video dell'anno scorso, che era Ad ogni vacanza il suo libro, trovate linkati nelle schede o nell'info box, ho deciso di darvi un po' una panoramica di come vedo io il mondo dei viaggi. Se mi seguite, se seguite il canale, sapete che a me capita di viaggiare spesso. Da quando faccio i martedì random e quindi da quando vloggo, ho fatto 4 nuovi viaggi a Budapest, a Barcellona, a Verona, a Venezia, però in generale, per esempio, a dicembre sono stata a Madrid, a luglio andrò in Slovenia, quindi insomma mi capita di viaggiare spesso. Un'altra cosa che forse sapete, forse non sapete, è che nella mia famiglia siamo io e il mio ragazzo, c'è solo uno stipendio fisso, che è quello del mio ragazzo. E vi assicuro che non è assolutamente polposo quanto potrebbe sembrare, considerando quanti viaggi facciamo. Noi abbiamo una grandissima passione per i viaggi, io ce l'ho da quando ero bambina, anche Valentino adora viaggiare, e quindi tentiamo di investire la gran parte dei nostri soldi, la gran parte dei nostri risparmi per vedere pezzi di mondo. Tuttavia, visto che i risparmi non sono granché, per poter fare tante vacanze abbiamo bisogno di organizzarci bene e quindi abbiamo dei paletti ben precisi, delle cose che sappiamo, delle cose che abbiamo imparato nel tempo. Oggi sono qui per condividere con voi 5 cose che ho imparato in anni e anni di viaggi, sperando che possano esservi utili, perché vi assicuro non c'è niente di più bello del vedere il mondo e dovrebbero poterlo fare anche coloro che magari hanno possibilità economiche abbastanza ristrette. Ma visto che voglio tenere questo video abbastanza breve, i consigli sono molto chiari, molto concisi, direi di cominciare. Considerate che mi sono scritta proprio le frasette precise e il primo consiglio, o meglio il primo avviso che ho per voi è: la vacanza non è economica solo perché siete riusciti a risparmiare su volo o albergo. Che cosa intendo dire? Spesso e volentieri, per esempio, troviamo voli per Londra a 25 euro. Wow, fantastico, per andare a Londra spendo solo 25 euro, economicissimo, sì. Ma quanto ti costa stare a Londra? Non dico l'albergo, dico a livello di cibo, a livello di trasporti, a livello di costi magari per entrare, che so, a Westminster. 100 euro al giorno è tantissimo. Io vi invito, quando avete una meta in mente, a considerare molto più del costo dell'aereo, molto più del costo dell'albergo, il costo della città in sé. Perché fare tanti sacrifici per poter fare una vacanza e poi arrivare lì e magari vivere risicati con il panino al salame, mattina, pomeriggio e sera, o non poter prendere trasporto, non poter entrare in un museo perché è particolarmente costoso, è brutto. Quando si fa una vacanza bisogna godersi il posto che si sta visitando al massimo. Per cui vi dico, se non avete grandi possibilità economiche, lasciate perdere posti per mega costosi tipo Nord Europa o Inghilterra, anche se trovate il volo a 30 euro, se trovate l'albergo a 30-40 euro al giorno, che sono tanti. Preferite magari mete più economiche in cui però potete passare uno, magari una settimana invece di 3 giorni, innanzitutto, veramente rilassati e potendovi godere appieno tutto quello che il posto ha da offrirvi. Noi negli anni abbiamo deciso di switchare, in questo modo, considerate che ne siamo stati nel 2012 per esempio a Londra, abbiamo fatto il tour del Belgio, siamo stati ad Amsterdam, città bellissime in cui non vedo l'ora di tornare, per cui magari troviamo spesso delle offerte, ma stare lì è costosissimo, quindi no. Alcune mete che vi consiglio più economiche, in cui magari è facile anche arrivare, sono Malta. Malta costa poco per gli aerei e per gli alloggi, e vivere lì non costa nulla ed è un'isola stupenda. Considerate che ci hanno anche girato Game of Thrones, quindi è molto suggestivo come posto. La Slovenia, noi ci torniamo a luglio in occasione del compleanno della mia migliore amica, quindi volevamo andare in vacanza con lei, fare anche una cosa di lusso, però spendendo poco. Siamo 4 giorni in un hotel a 4 stelle, con terme, sauna, colazione fighissima inclusa, shuttle,
Abbiamo pagato 110 euro in totale. Io con 120 euro ho fatto una settimana a Malta di volo più albergo. Però potrei dirvi tante cose, magari scegliete la Spagna, Barcellona, Madrid, magari non proprio il 15 agosto, però in generale sono mete più economiche, vi dico molto anche questo. Andate su internet, quanto costa la vita lì? Se costa tanto non è un posto economico. Il secondo consiglio è, credo sia una cosa che fanno già in tanti, però mi sento di inserirla perché so che molti altri non lo fanno, ed è evitate il bagaglio da stiva. Ormai si viaggia con Ryanair, Wizz Air, EasyJet, non conosco praticamente nessuno che voglia fare voli economici, che viaggia con le compagnie di bandiera. Qual è la particolarità di compagnie come Ryanair, eccetera, è che ti fanno pagare a peso d'oro il bagaglio da stiva. Lasciate perdere, non vi serve. Io capisco specialmente tipo coloro che viaggiano poco, che magari sono stati una volta in vacanza alle medie, eccetera, sentono il bisogno di portarsi dietro tante cose. O magari le ragazze, quando siamo stati a dicembre, a settembre a Barcellona con degli amici di Valentino, la ragazza era portata dietro il bagaglio da stiva con la piastra, il fono, 5 paia di scarpe. Ragazzi, no, non vi serve. Non vi serve assolutamente, è molto probabile che se arriverete lì e vi si romperà un pantalone, ci sarà un Primark, un H&M in cui entrare e prenderne un altro per 5 euro. Non serve portarsi 10 paia di pantaloni da casa in caso ve li sporchiate. In più, non solo andate a risparmiare su quello che è poi effettivamente il bagaglio da stiva, credo che ormai costi tra i 25 e i 35 euro quello di Ryanair, ma avere un piccolo bagaglio vi aiuta anche a comprare meno mentre siete in vacanza. Avere la concezione di questo è il mio spazio, questo è il massimo che posso comprare, vi porta anche a spendere meno e forse anche a spendere meglio, perché dovendovi gestire uno spazio piccolo capite veramente quello che volete e quello che non volete, insomma vi aiuta molto in questo senso. Considerate che per noi il massimo è stato quando abbiamo fatto Belgio e Amsterdam nel 2013 o 14, mi ha fatto 10 giorni e ci siamo anche spostati in due stati con il solo bagaglio a mano e abbiamo vissuto bene ed era inverno, quindi avevamo anche i maglioni, i giubbotti, ce l'abbiamo fatta comunque, ce la può fare chiunque. Il mio terzo consiglio è una cosa alla quale secondo me in pochi pensano ed è, specie se state visitando una città per la prima volta, stilate sempre, sempre un itinerario prima di partire. Questo vi assicuro potranno sembrare delle cretinate, ma vi aiuterà a risparmiare tantissimo. Perché? Perché, facciamo un esempio che mi sa benissimo in questo momento e forse avrei dovuto preparare prima. Andate a Londra e non sapete che fare quella mattina, dite giovedì, ah ok, andiamo al museo, i musei a Londra sono gratuiti, andiamo a un museo a pagamento, perché ci sono anche quelli. Arrivate lì, costa 15 pound il mercoledì, ovvero il giorno prima che eravate lì e magari se andate a farmi una passeggiata al parco, costava 5. L'avreste saputo se vi foste fatti prima un itinerario. Prima di visitare una città per la prima volta, ormai se conosciamo bene una città non lo facciamo, per esempio a Barcellona, città in cui abbiamo anche vissuto quando siamo tornati a maggio per il mio compleanno, mi sto dimenticando anche questa cosa, vi linko il blog da qualche parte, ma trovate tutti i blog che ho mai fatto linkati nell'info box. Lì non abbiamo fatto itinerario perché era una città che conoscevamo a menadito. Quando siamo andati a Budapest l'itinerario ce lo siamo fatto, perché conoscere bene una città da prima, sapere gli orari di apertura delle chiese, sapere quanto costa giorno per giorno un relativo museo, sapere quando fanno il mercato delle pulci piuttosto che quando fanno il mercato del lusso è ottimo e vi aiuta a risparmiare tanto e vi aiuta anche a organizzare bene la vacanza e incastrare bene tutto quello che volete vedere. Che poi per carità, io non dico che per forza bisogna avere ogni minuto della vacanza pianificato, però già avere un'idea tipo oggi vedo un museo e poi vado al parco vi aiuta anche a capire in che zona volete mangiare, in che zona sarete quando arriverà il momento di colazione, pranzo, cena. Vi aiuterà anche a trovare i posti più economici o più tipici che si trovano in quella zona senza stare a perdere tempo a pagare 2 ore in un quartiere. Il quarto consiglio vi invita a visionare 3 siti che noi visitiamo
se non sempre, no, in realtà sempre, li visitiamo sempre quando decidiamo che vogliamo fare una nuova vacanza. Il primo è Drungli, ho sempre la sensazione di dirlo male, me lo sono scritto, drungli.com, ed è un sito molto particolare e molto carino. In pratica voi prendete le ferie dal 15 agosto al 20 agosto. Sapete che volete farvi una vacanza, ma non sapete dove andare. Su Drungli inserite la data, una data indicativa di partenza, una data indicativa di ritorno, e lui vi mette in ordine tutti i voli dal più economico in poi. Quindi, per esempio, non avevate la minima intenzione di andare in Slovenia, in realtà scoprite che il volo per la Slovenia costa 5 euro. Andate a cercare, è un paese bellissimo, innanzitutto. Io ci sono stata altre 2 volte. Scoprite che è un posto in cui si può vivere con poco, vacanza fatta. E magari sì, è un paese che non mi sarebbe mai venuto in mente di visitare. Mi piace moltissimo per questo. Il secondo sito che vi voglio consigliare, tutti i siti li trovate linkati nell'info box, è Pirati in Viaggio. Pirati in Viaggio è un sito che mette insieme dei pacchetti in offerta, pacchetti che però non dovete prenotare direttamente sul loro sito. Vi faccio un esempio. Pirati in Viaggio vi dice che il volo del 10 settembre per Tenerife costa tot, da Bologna, il volo di ritorno il 19 settembre costa tot, e in quel periodo di tempo c'è un albergo in offerta a tot, quindi in totale la vacanza costa 100 euro. È una roba che troviamo molto utile perché lui ti offre l'intero pacchetto e perché ci sono molti voli da Bologna. Opera solo in poche città, raramente ci sono città del sud Italia, vi dico la verità, ci sono molti voli che partono da Bologna, da Milano, da Roma, però insomma se abitate in grandi città è molto probabile che ci saranno tante offerte che faranno per voi sul sito. L'ultimo sito che vi voglio consigliare è parecchio parecchio famoso ed è Airbnb. Airbnb è l'alternativa perfetta all'albergo, in pratica sono degli appartamenti o delle camere che i privati decidono di affittare, e spesso e volentieri, ma molto 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 spesso e volentieri, costano molto meno degli alberghi. Inoltre, Airbnb ha delle politiche molto rigide, quindi è molto probabile che l'appartamento, la camera in cui andrete a stare, sia estremamente pulito e ci siano degli host molto gentili. Almeno noi abbiamo avuto sempre delle ottime esperienze di pulizia, che per me è la cosa più importante. Con Airbnb, per esempio, vi dico l'albergo Bettola, lo pagate 30 euro, con 32 euro andate in un bel appartamentino pulito, carino, che è tutto vostro. Insomma, c'è da farsi due conti. Io dico sempre, cioè noi la prima cosa che facciamo è cercare su Airbnb. Se su Airbnb non c'è assolutamente nulla che fa per noi, andiamo su Booking. Airbnb inoltre è particolarmente conveniente se andate in vacanza con amici, perché dai 4 in poi vi prendete un appartamento intero tutto per voi. Uno è bellissimo perché sembra tipo di stare in gita delle medie, l'appartamento con i tuoi amici, oh, che bello, e si risparmia parecchio. L'ultimo consiglio che vi voglio dare è non credere ciecamente nel Dio last minute. Soprattutto se andate in vacanza, se avete le ferie nei periodi in cui un po' tutto il mondo va in vacanza e prende le ferie, quindi penso a Ferragosto, Pasqua, Natale, più prenotate con anticipo, meglio è. E last minute, i prezzi bassi in questo senso funzionano nella maggior parte dei casi, non voglio essere assolutista, quando si va in vacanza fuori stagione. L'altro consiglio che vi voglio dare, sempre relativo a questo, è 1. Prenotate con anticipo. 2. Scegliete abbastanza in fretta senza ritornare sempre, sempre, sempre sulle stesse date, su Ryanair, su Booking, eccetera. Sono siti che hanno delle cache per cui capiscono che voi state ritornando spesso su quella data, e cambiano i prezzi in base a quello. Quindi quando andate a vedere un volo, rifletteteci un po', svuotate la cache, accedete con altri computer, da altre reti, eccetera, e vedete un po' cosa cambia. Però in generale fare le cose con calma, rifletterci tot mesi prima, è sempre meglio per il vostro portafoglio. Lettori, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti dove andrete quest'estate, se andrete in vacanza. Tutto quello che vi va, se pensate che i miei consigli vi possono essere stati utili, considerate che sono consigli super collaudati nei nostri viaggi, quindi ho la sensazione che funzioneranno abbastanza bene anche per voi. Io in ogni caso vi mando un bacio e ci vediamo giovedì.